Oggi su Calcio Fanner Recap, seconda puntata. La Romulia vince con un'altra doppietta del numero 7 Menniti. Secondo pari per Grifone Monteverde e Montefiascone. Tor Tre Teste e Savio non sbagliano un colpo. G Castello, Ottavia, San Paolo Stienze e Rieti alla ricerca di punti salvezza. Perfetta in difesa grazie a Pellegrini, letale in attacco con il pungente Menniti. La Romulia vince e continua a convincere sull'Aurelio Fiamme Azzurre, che regge fino alla rete dello svantaggio. Sicuramente oggi anche i ragazzi hanno fatto bene su un campo difficile per le dimensioni, per la carica agonistica che ha l'Aurelio quando gioca in casa, quindi non era per niente una partita facile. Invece i ragazzi, devo dire, sotto questo aspetto si sono comportati benissimo, hanno fatto bene e poi il risultato credo giusto e ci ha anche premiato. Palla gestita dal numero 5 De Chiara, prova il lancio per Cipriani, al limite dell'area, può provare la conclusione. Non è abbastanza potente e precisa per impensierire Colagrossi. Primo calcio d'angolo per i padroni di casa. La palla dentro, il tiro al volo tentato da fuori. La conclusione però si spegne alta sopra la traversa. Gallegati, la battuta sul secondo palo, il colpo di testa che esce di un soffio. Lancio all'interno dell'area di rigore. Sbaglia il difensore, Cipriani è sul pallone, prova il lancio per il suo compagno Meloni che arriva in estirata. Apicella dal corner, palla dentro, stacca di testa Capitan Minciacchi, palla che però si spegne sul fondo. De Chiara alza un campanile per Menniti che poi si gira con il sinistro. È un gol fantastico del numero 7 della Romulia Calcio, che dunque porta in vantaggio gli ospiti quando siamo al 32esimo minuto di gioco. Chi? Dunque può ripartire l'Aurelio. Lancio lungo. Pacchiarotti, grande sponda per l'arrivo di Meloni, che però viene chiuso benissimo da Galli. Sì, è proprio così, un'analisi giusta. Il primo tempo è stata una partita molto equilibrata, preparata nei minimi particolari, sapevamo che loro andavano molto alla ricerca di questi esterni d'attacco, molto bravi tecnicamente, rapidi. L'avevamo preparata così, sapevamo che in mezzo al campo avrebbero giocato poche palle e cercavano molto i tagli degli esterni. Fino al gol subito nel primo tempo avevamo fatto tatticamente una prova perfetta. Gallegati, palla sulla destra, è libero il numero 7, sempre lui! Marco Menniti, 2-0 per la Romulia Calcio ed è il secondo gol del numero 7. L'Aurelio, lancio, sono in due, non c'è fuori gioco, dunque può provare il numero 9, si ferma, la conclusione col sinistro. Dichiara il numero 5, scusate, prova direttamente la conclusione in porta! Tiro che si spegne di poco sul fondo, vicino al 3-0, la squadra ospite. Sale il numero 16, poi scarica a metà strada tra Lucitti e Menniti. Poi la palla resta lì per la conclusione. E il gol della Romulia Calcio è dunque 3-0 per gli ospiti. Gira per il nuovo entrato, l'1-2 tentato, è buonissima l'azione. Ma esce bene il portiere, Cipriani poi ancora come un gatto, Colagrossi gli dice di no. Pacchiarotti entra in area di rigore, prova il tiro, una sorta di cucchiaino, però c'è la parata da parte del portiere e l'arbitro fischia la fine e dunque è 3-0 per una convincente Romulia Calcio che dopo il 6-0 della prima partita sale in vetta, sono 9 gol fatti, 0 quelli subiti e dunque ottima prestazione della squadra di Belardo. Ostia Mare di nuovo con il risultato all'inglese, basta una rete per battere il Civitavecchia nel derby litoraneo. La prestazione è stata abbastanza buona, solamente che ancora siamo un po' ingenui su certe cose. L'unica cosa, abbiamo giocato alla pari dell'Ostia Mare, sappiamo che l'Ostia Mare
è una società di alto livello di Roma, niente, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fallito qualche occasione e ha visto pure lei che per il secondo tempo abbiamo giocato quasi sempre da quest'altra parte, niente, c'è stata una disattenzione del gol, un rinvio sbagliato di Cerroni, ha preso palla, ha tirato il portiere. La mette ora in mezzo, capisce tutto la difesa e può ripartire ora con Maggi. Attenzione al 2 contro 2, la palla in mezzo verso Tornato, esce Rossi, ottima azione per il Civitavecchia. Parte ora Patrascu, ottimo l'intervento di Rossi. Parte ora Patrascu, va dritto in porta. Ottimo intervento ancora di Rossi. Parte ora San Martin con la palla che scheggia il palo. Ottima opportunità per il Civitavecchia. Santoni. Jakovic in cerca di servire i compagni. La palla in qualche modo passa. Ora Maggi, tu per tu col portiere, cerca la giocata. Un altro palo per il Civitavecchia. Molto sfortunato in questo avvio di secondo tempo. Parte il solito San Martin, la mette in mezzo, riesce ad intervenire anticipo. Cicco Tepa, la palla ancora in mezzo. Ottimo Torchio con il suo primo intervento della gara. La palla è ancora buona e Torchio esce con sicurezza e la fa sua. Il capitano supera bene un avversario, poi cerca e trova Dioguardi che la mette in mezzo verso Cicco Tepa che riesce in uno stop molto difficile, non trova spazio per il tiro. Ora ancora Dioguardi, tenta ora il mancino e trova il gol dell'1-0 per l'Ostia Mare al 18° del secondo tempo. Parte San Martin, riesce a stoppare Jakovic, impotenta la girata, ancora palla buona per i giocatori in maglia bianca, cercano il disimpegno i giocatori dell'Ostia Mare. Ancora buona per il Civitavecchia, poi Torchio pulisce l'area di rigore. Credo che è un campo abbastanza difficile qua, sapevamo che comunque soprattutto all'inizio sono partite difficilissime queste e sono contento dello sacrificio della squadra, per quello che forse non ho visto domenica in alcune situazioni e su tutto il lato del gioco non sono contento perché nel primo tempo non abbiamo quasi mai giocato, abbiamo forzato tutte le giocate, cercavamo sempre questa palla in verticale, siamo andati in difficoltà. Io mi ricordo un palo sinceramente, non due su una palla dal limite dell'area di rigore, però è stata una partita para dove le palle inattive facevano per lo più l'occasione da gol. Parte ora Dioguardi che cerca di andare con il tiro a giro che però finisce alto, riesce a stopparla bene, Dioguardi la fa sua, cerca di allargarsi, la mette ora in mezzo verso Cicco Te che non riesce ad arrivare sul pallone, poi scaccia, poi Cicco Te che fallisce il tapin vincente. Cerca la palla in mezzo, riesce ad intervenire ancora la difesa dell'Ostia Mare, poi cerca la girata Cerroni. Ancora Dioguardi con un numero, supera Scotto Lavigna che era già ammonito. Verrà ora ammonito, se non sbaglio, Scotto Lavigna. Sì, il direttore di gara ha il cartellino rosso in mano. Quindi espulso Scotto Lavigna per rosso diretto. Parte ora San Martin con il pallone che non impensierisce però Torchio. Interviene in anticipo su due giocatori, poi Feuli con un brutto fallo su Abbundo, viene espulso anche il numero 3, Feuli. Viene espulso anche Jakovicin. Una doppia espulsione quindi per il Civitavecchia. E finisce qui la gara con la vittoria per l'Ostia Mare per 1-0. Con questa vittoria arriva a 6 punti in 2 gare l'Ostia Mare.
quindi a punteggio pieno. Tifone Monteverde deve rammaricarsi di nuovo. In via Portuense i padroni di casa vanno sul doppio vantaggio, ma si fanno nuovamente recuperare dal redivivo Montefiascone. Cambio di gioco improvviso per la corrente compagno. Azione buona per il Montefiascone in area di rigore. Prova il destro. Il pallone che viene deviato e se ne va in calcio d'angolo, il primo del match. Cross corto sul primo palo. Il pallone che staziona al limite dell'area è il destro. Ancora un'occasione per il Montefiascone, palla out. Nel frattempo Angelini ha un po' di spazio per avanzare, la verticale per Nicoli, uno contro uno di Nicoli al limite dell'area, ancora Angelini ha un po' di spazio per esplodere il destro, lo fa, sfera alta di pochissimo, prima occasione per il Grifone Monteverde. Si allontana Bossano, andrà Angelini probabilmente alla battuta, pochi effettivi in maglia blu in area di rigore, cross in mezzo, il colpo di testa, il vantaggio di Marchesini, 1-0 per il Grifone Monteverde al minuto 22. Se ne va sull'auto di destra, serve Nicoli, il colpo di tacco per De Angelis, buona la trama offensiva, il sinistro, il miracolo di Silvestri, calcio d'angolo per il Grifone Monteverde. Parte con Berna, verticale per Nicoli, non c'è fallo su di lui, poi si inserisce Berna, uno contro uno, occasionissima per il Grifone Monteverde che raddoppia con il numero 11 Berna. Al secondo minuto di questa ripresa è 2-0 per il Grifone Monteverde. Parte il numero 2. Cross ampio sul secondo palo, rischia tantissimo il Grifone Monteverde, ma ci mette una pezza, il solito cannone. In corsa sia per Marchesini che per Bosson. Fischia l'arbitro. Va Marchesini con il sinistro. Grandissima la risposta di Silvestri. Possibilità per il destro, insidioso del gol, incredibile, riapre la partita il Montefiascone con Santori, si fa sorprendere cannone, 2-1 qui al Villa dei Massimi. Verde sbaglia tutto Angelini, ancora Buratti, fase decisiva del match, il lancio in avanti, posizione regolare, il destro, il pareggio del Montefiascone proprio al 91esimo, esulta tutta la panchina della squadra ospite, 2-2. Lisse, buona la percussione, poi il cross in mezzo, fischia il direttore di gara al Villa dei Massimi, finisce 2-2 tra Grifone Monteverde e Montefiascone. Entrambe le squadre salgono a 2 punti in classifica. Al Martini Merescotti la Dispoli ottiene la prima vittoria della stagione su un campus EUR a cui non basta svegliarsi nel secondo tempo. All'indietro per un compagno, palla dentro, cross a colpo di testa, spasso la difesa della Dispoli, poi un tiro dalla distanza, fuori di poco. E la manovra offensiva, poi tensione all'errore che concede alla Dispoli, un altro possesso in area di rigore, può arrivare alla conclusione in questo momento, alta sulla traversa. Allora dice che non c'è fallo, tiro dalla distanza, parato del portiere. Cross dalla destra, palla in mezzo a cercare gli attaccanti, la palla finisce fuori. Sulla sinistra lancia in verticale verso gli attaccanti, palla in aria per il numero 11 che va alla conclusione, tiro! E arriva poi la tapina sotto porta di Franzetti, 1-0 per il Dispoli. Palla recuperata ancora dal Campus Eure che attacca adesso, attenzione alla conclusione dalla distanza, fuori. Attenzione a Franzetti, attenzione alla palla in aria, attenzione il tiro, la conclusione respinta dal portiere che prova verso questo pallone, il tiro del portiere fuori dalla porta, l'estremo difensore, la porta è vuota e segna il Dispoli, 2-0, raddoppio della squadra di casa. Calcio d'angolo, battuto palla sul primo palo, attenzione al tiro, la traversa. Calcio d'angolo sulla destra, palla sul secondo palo, rimane lì, attenzione, poi la conclusione e il gol, gol in carambola. 2-1, accorcia le distanze il Campus Euro.
ancora dalla Dispoli che prova ad andarsene in attacco 3 contro 4. Attenzione, posizione offensiva pericolosissima. Tiro fuori di poco. La battuta in mezzo con la palla molto arretrata che viene comunque tenuta in gioco dalla squadra di casa. Attenzione alla conclusione e la parata del portiere. Rimane ancora lì la sfera, ultima azione, viene fermato. Finisce qui la partita, vince la Dispoli 2-1, seconda vittoria consecutiva in campionato. Sette squilli del Savio sul San Paolo Ostiense, che rispetto alla prima buona uscita contro l'Ostia Mare non regge mai il confronto sull'avversaria travolgente. Sapevamo fin dall'inizio che il Savio è di un alto livello rispetto a noi, noi dobbiamo fare un altro campionato, sono altre le squadre con cui noi ci dobbiamo giocare. Niente, facciamo complimenti al Savio perché ha veramente meritato di vincerla, è una squadra di una caratura nettamente superiore e farà un campionato nettamente diverso dal nostro. Noi siamo una squadra nuova, dobbiamo continuare a lavorare e speriamo che il lavoro, siamo sicuri anzi che il lavoro si vedrà nelle partite che verranno contro le squadre del nostro livello sicuramente. Corner sul secondo palo, messo fuori poi il destro al volo che finisce alto sopra la traversa a creare molteplici palle gol. Attenzione, palla all'interno dell'area di rigore, la serie di scambi, il destro alto sopra la traversa, ennesima palla gol del Savio. Scartolli all'interno dell'area di rigore, palla che rimane lì e passa in vantaggio il Savio con questa mischia in area di rigore. La squadra ospite si porta sull'1-0. Serie di scambi, gira il Savio, palla messa all'interno dell'area di rigore, rimane lì il destro Gemmaser con sicurezza. Centro dell'area di rigore, ottima l'uscita di Gemmaser, pallone rimane lì e poi c'è il raddoppio del Savio, 2-0 quando siamo al 35esimo minuto. Serie di carambole, palla completamente sguarnita, 2-0 Savio. Numero 1 della squadra ospite, tagliata dentro all'interno dell'area di rigore, Gemmaser, palla che non va, finisce in rete e il gol viene assegnato al numero 1, l'estremo difensore del Savio, segna Mancini, 3-0 Savio. Ma abbiamo fatto una buona prestazione, è vero, abbiamo fatto bene perché comunque abbiamo sfruttato appieno le nostre qualità, abbiamo fatto quello che abbiamo provato durante la settimana e niente, è un altro tassello che aggiungiamo al nostro percorso di crescita, dobbiamo continuare così. Stop di petto, mette fuori il sinistro di prima intenzione, che parata di Mancini. Bosic con Nicoletti, attenzione, il filtrante dentro per il compagno, cala il poker il Savio, 4-0 quando siamo al quinto minuto della ripresa. Canepa contro Gemmaser, va Canepa con il destro, palla che si stampa sulla traversa e finisce in rete, 5-0 Savio, il quinto lo fa Canepa. Ci arriva il recupero Pesarin, la gioca verticale per il suo compagno, allarga ora sulla fascia destra, tagliato il cross sul primo palo, che azione del Savio. Canepa che tocca leggermente il pallone per Sebastianelli, in porta! Un gol fantastico di Sebastianelli, uno schema provato da Mister Bolic, 6-0 Savio. Eccolo Mugrosso, si ripropone e smista il pallone sulla fascia destra, il cross dentro, la girata al volo, ma che gol ha fatto, che gol è, un numero incredibile, 7-0 Savio. Viene gestito sulla fascia sinistra, il sinistro, un gol fantastico, il mancino che si insacca sotto l'incrocio dei pali, 7-1, triplice fischio arbitrale, si conclude qui la seconda giornata del girone A degli allievi con il Savio che batte per 7-1 la San Paolo Ostiense. Il Rieti migliora ma non basta.
di fronte c'era il Tor di Quinto che chiude subito la partita e si mette in scia alle altre big. Diciamo nel secondo tempo qualcosa nella minestra del gioco, abbiamo perso qualche palla stupida, qualche indecisione, soprattutto quando abbiamo abbassato il ritmo non è che siamo andati in difficoltà, però abbiamo sbagliato di più. Naturalmente poi come lo piazzavamo tornavano tutti messi bene, però quando si abbassava il ritmo un po' andavano in difficoltà in alcune giocate. Il primo tempo bene, subito forti, sono partiti, hanno messo subito il risultato a posto e subito la partita l'hanno messa comunque in discesa. La perde, Miceli si gira, lancio sulla sinistra per il numero 3, palla al centro di prima, interviene la difesa, palla ancora lì e arriva subito il vantaggio della squadra di casa, è stato il numero 11, Sournoza, 1-0 Tor di Quinto. Attenzione, prova a insistere la squadra di casa, ancora palla in profondità, ancora Sournoza sul destro, lo prova, parata di Astolfi, sta per arrivare il numero 3 ma arriva prima la difesa che era in possesso, palla sulla destra, il numero 6 la mette dietro, arriva Liberali, non la toglie, il numero 10 col sinistro, con il sinistro ancora Astolfi in uscita, battuto 2-0 per il Tor di Quinto al 17esimo minuto. Lì con il destro, palla che arriva, non riesce la deviazione a Fabiani sotto, un po' troppo lunga, a vantaggio il numero 6 del Tor di Quinto, Cancrini, la riconquista Tomassetti, ancora il contrasto, prova Tomassetti, largo, arriva la chiusura della difesa del Rieti, ma pallone che schizza ancora giocabile, attenzione, 2 contro 1, Miceli contro il portiere, sotto le gambe, Miceli 3-0, quando manca poco alla fine del primo tempo. Bene anche il secondo, io ho detto ai ragazzi si parte con il secondo tempo come se fosse una nuova partita, il secondo tempo per noi è finito 1-1, io riparto da questo, siamo stati veramente dei polli a prendere 3 gol nel primo tempo, 3 gol frutto del nulla da parte loro e di gravi errori da parte nostra, abbiamo fatto caso al secondo tempo, era già successo nel primo tempo, poi ho voluto verificare nel secondo tempo. In 42 minuti loro non hanno fatto 3 passaggi utili consecutivi, al terzo sbagliavano, quindi mi dispiace per i miei ragazzi, però sono contento che provando a giocare, ecco, da un tempo all'altro sono passati da un 3-0 a un 1-1 e questa è la nota positiva, da questo punto di vista sono contento. Con le mani si muove il numero 18, con il petto, contro Spiccia, la porta via, entra all'interno dell'area, palla dietro, Miceli, parata. Numero 17 può puntare, 1 contro 1, sul destro, palla al centro, palla che poi esce per Gerini, che può provare il sinistro, Gerini, l'intervento di Pancotto. Gerini si appoggia, 1-2 che viene chiuso, poi Fabiani, palla sul destro, arriva il cross, il controllo, lo stop! Grande gol! Stop di destro, tiro di sinistro, 3-1. Marcello va subito profondo. Miceli si avventa sul pallone, la finta, entra dentro l'area, Miceli con il destro! Fuori di poco! Si riaffaccia in avanti il Tor di Quinto. Palla che spiove, non la prende il portiere, poi resta lì e c'è il gol! Arrivano i 3 fischi, Tor di Quinto che batte 4-1 il Rieti. Dopo la prima sconfitta i padroni di casa riescono a rifarsi. 4 gol rifilati, ottima prestazione da parte dei bianchi. 3 punti d'oro per la Totti Soccer School che nella sfida salvezza riesce a vincere di misura sull'Ottavia grazie alla rete di Potenza. Beh sì, principalmente oggi emerge, a parte il risultato positivo, che sono 3 punti importanti, emerge la prova di abnegazione della squadra, l'applicazione, la voglia del sacrificio, che sicuramente erano le cose principali di base per questa partita. Poi sicuramente il gioco, speriamo che nelle prossime giornate migliorerà, speriamo almeno.
Noi sicuramente siamo consapevoli delle nostre forze e quindi probabilmente solo nelle prossime giornate, magari incontrando quelle che sono squadre di altra fascia come noi, potremmo un attimino valutare quello che potrebbe essere la nostra prospettiva. In maglia arancione, i padroni di casa Totti Soccer School, che va subito in avanti. Maglia bianca, i padroni, gli ospiti dell'Ottavia. Seconda giornata del campionato allievi. Secondo minuto di gioco. Pallone in profondità. Il capitano prova ad allargare di tacco. Tiene in gioco il pallone. Grandissima occasione per la Totti Soccer School. Appoggiato in mezzo il pallone, allontanato dalla difesa dell'Ottavia. Grande occasione al decimo minuto. Piede a questo punto è sfumata. E alla fine arriva l'intervento di Montanari. Benissimo, il pallone resta lì. Il numero 11, Zimparetti, si era ritrovato a tu per tu con Torre. Ha messo fuori il pallone di pochissimo. L'occasione migliore della partita al 26esimo minuto per l'Ottavia. Giocatori dell'Ottavia, Montanari è riuscito a spazzare via il pallone. Resta lì, ci mette il piede con un fallo. Il numero 10 della Totti, Capuozzo. Calcio di punizione per la Totti Soccer School. 28esimo minuto. School, c'è Ceccarelli sul pallone, solo tre uomini in area, va Ceccarelli, molto bello la traversa, il pallone è dentro e la rimbalzata in rete per l'1-0 della Totti Soccer School al 29esimo minuto. Il gol è arrivato grazie al tap-in vincente del numero 9 Potenza. Il numero 9 è Centi, scusate, il numero 9 della Totti Soccer School, che ha ribadito in area la punizione incredibile del numero 3 Ceccarelli. In profondità, Capodacqua mira la porta, alla fine cambia gioco. Buona l'azione da Totti Soccer School, il pallone resta lì, il mancino dalla distanza, Iobissi attento. Rete recuperato ancora il pallone, manda vuoto per Servitelli, serve ancora il numero 11 a tu per tu con Torre. Torre ancora un intervento miracoloso in uscita, si prende gli applausi, si rimane sull'1-0. Bene, Potenza. Potenza prova a guidare il contropiede, Potenza serve il numero 4, Gianfelice, Gianfelice rimette in mezzo il pallone, Zingaretti a spazio, Torre non si sposta di un centimetro, tiene il pallone, lo allontana, ancora decisivo. Una buona occasione, poteva essere sfruttata meglio, rischia di andare in contropiede da Totti Soccer School, trattenuto il numero 8 che, preso dalla frustrazione, ammolla anche un colpo, si becca il cartellino giallo, è doppio giallo e dunque fuori, espulsione tra le file della Totti Soccer School, il doppio giallo, fallo di frustrazione di Montagno, Totti Soccer School in 10. Pallone in battuto direttamente al centro dell'area, lo stacco di testa, resta lì, Torre ci mette le mani, un metro dalla porta, alla fine termina fuori il pallone, ancora un intervento decisivo del numero 1 della Totti Soccer School. Pallone lontanissimo per Valeriani che può bruciare tutti in velocità, Valeriani tiene lì il pallone, forse subisce fallo, sì, c'è il fallo ai danni di Valeriani, fallo da ultimo uomo. Cartellino rosso per Gianfelici, cartellino rosso, siamo adesso entrambi in 10 uomini dopo l'espulsione di Paoloni, arriva il rosso anche per Gianfelici che ha falciato in velocità Valeriani. Totti Soccer School non abbastanza, resta lì il pallone, Gentili. Gentili per Zingaretti, va con la punta, pallone che sfila e va sul fondo, si lamenta Torre, non ha visto partire il tiro, si rimane sull'1-0. Non c'è più tempo, finisce qui 1-0 per la Totti Soccer School. La rete di Centi nel primo tempo, due espulsi, Paoloni da una parte e Gianfelici dall'altra. Primi due punti per la Totti Soccer School, seconda sconfitta per l'Ottavia. Tor Tre Teste, Savio, Romulea e Ostia Mare continuano a volare, ma il Tor di Quinto si mette in scia. In coda smuovono la classifica solo Civitavecchia e Totti Soccer School. Nella classifica marcatori Greco continua a dominare con 5 reti in 2 gare. Menniti e Lucitti, i trascinatori della Romulea, sale a 2 anche Enasuei. Nella prossima giornata occhi puntati su Tor di Quinto o Tor Tre Teste, la prima gara valida a misurare la reale forza della squadra rossoblu. Ostia Mare che ospita lo sfortunato Grifone Monteverde, mentre almeno una tra Rieti e San Paolo Ostiense smuoverà la propria classifica. Calcio Fanner Recap termina qui, seguiteci sul nostro portale calciofanner.it o sulla nostra pagina Facebook.